Un giovane promettente della città, sono orgoglioso di essere qui in questo stand. Lui è uno dei vincitori della startup d'impresa per i giovani della città di Gaeta, che ha ricevuto un contributo economico a fondo perduto dal comune di Gaeta per fargli realizzare la sua business idea. Lui è qui a presentare la sua idea d'impresa, un'app che si chiama Gaeta in App Innovativo, che consentirà a tutti i turisti, a tutti i fruitori della città di Gaeta di avere un collegamento a 360 gradi con quelli che sono i monumenti, l'enogastronomia, i servizi della città. Quindi in realtà vai a accogliere i nostri turisti a casa loro? Esattamente, sì, li accogliamo in... Faccio il commerciale, faccio il promoter, ecco perché faccio promozione. Assolutamente, l'applicazione è completa, ha tutti i servizi, ha come può servire a un turista quando arriva qui a Gaeta, lo guidiamo nelle stradine della nostra città, gli facciamo scoprire quelle che sono le aree meno conosciute, i monumenti meno conosciuti e gliele raccontiamo con delle audioguide in multilingue, in inglese, italiano, inglese e russo. Ma la soddisfazione è che, sai, molte volte si parla di giovani, molte volte si parla di occupazione, ma non si danno, non si mettono a disposizione mai gli strumenti per dare la possibilità ai giovani di realizzarsi. Assolutamente. E sono orgoglioso, secondo me una delle grandi cose che abbiamo fatto durante la nostra manifestazione è aver messo delle risorse disponibili per dare la possibilità ai giovani di realizzare le proprie idee, e lui è uno di quelli. C'è un altro giovane che ha ricevuto uno stesso contributo a fondo perduto per realizzare un sistema di mobilità sostenibile elettrico e che al più presto ovviamente presenteremo alla città. Complimenti e bravi. Grazie a te, sindaco. E questo deve essere di monito a tutti i ragazzi che ci ascoltano e che ci vedono: credere nelle loro idee, di non essere parassita degli altri, perché voi avete la forza e l'energia per poter metterle in campo e noi istituzioni siamo a vostro fianco. Grazie, grazie mille, buona giornata. Bocca al lupo. Grazie.